Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Ci troviamo a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. E quello che vedete attorno a me è stato uno dei più importanti anfiteatri di tutta l'epoca romana, l'anfiteatro di Capua. Era Spartaco? Era uno schiavo che fu portato nell'antica Capua, che c'era anche la che ci sta nell'antica Capua? C'era l'anfiteatro Campano, che all'anfiteatro Campano c'era la scuola dei gladiatori, e Spartaco alla scuola dei gladiatori aveva imparato a combattere, e ha combattuto con degli animali feroci e altri gladiatori cattivi. E l'anfiteatro Campano dove si trova? A Santa Maria Capua Vetere. E come si chiamava prima Santa Maria Capua Vetere? Era l'antica Capua. Bravissima. Conosci l'anfiteatro Campano? Sì, il teatro romano che si trova a Santa Maria Capua Vetere. Precisamente sai dove si trova? In Piazza Ariano. Si trova vicino a casa tua? No, io abito a Sant'Ammaro. L'hai mai visitato? Sì, spesso con mamma e papà. Allora Laura, chi era Spartaco? Un gladiatore. Dove viveva? Di là? Anfiteatro. Brava. Come si chiamava allora la tua città? Capua. Brava. E come si chiama la piazza in cui sorge l'anfiteatro? 1 ottobre. Tu abiti vicino o lontano da lì? Un po' lontano. Sì? Ci sei mai passata davanti e dietro? Sì. Sei andata anche a visitarlo dentro? Sì. Ok. Intervista di geografia. Antonio, come si chiama la piazza in cui sorge l'anfiteatro? Piazza Adriano. Bravo. Piazza Adriano. Tu abiti vicino o lontano Piazza Adriano? Vicino. Ci sei passato davanti o dietro? Davanti. Antimo, chi era Spartaco? Uno schiavo diventato gladiatore. E dove combatteva? Campano. Alza un po' la voce. Nell'anfiteatro di Campano. Bravo. E dove si trova l'anfiteatro Campano? A fondo della Capua Vetere, Piazza Adriano. Bravo. Che prima si chiamava? Capua Antica. Bravo. Francesco, chi era Spartaco? E dove combatteva? Nell'anfiteatro di Capua. Bravo. E con chi combatteva? Con gli uomini e gli animali. E con gli umani. Bravissimo. E dove si trova l'anfiteatro Campano? A Santa Maria? Capua Vetere. Piazza? In Piazza Adriano. Bravo. Spartaco era uno schiavo gladiatore. Sì. Si chiamava così perché veniva dalla città Sparta. Il suo padrone si chiamava Combatteva delle arene, che si trovava soprattutto quella di dell'antica Capua, che ora è Santa Maria Capua Vetere. Contro chi combatteva? Con le tigri o
con altri, contro chi? Gladiatori, con gli altri gladiatori. Che armi usava Spartaco? Spade. Spade. Lance. Lance. Anche le reti. Che sono le reti? Allora, Francesco Maria, dimmi, chi era Spartaco? Era uno schiavo romano e un gladiatore. Dove viveva? In Lucania, Italia. E come si chiama la piazza dove sorge l'anfiteatro? Piazza Primo Ottobre. La tua città, prima, come si chiamava? Antica Capua. Tu abiti vicino o lontano dall'anfiteatro? Abbastanza vicino. Ci sei mai passata avanti o dietro? Avanti e dietro. Allora, Sofì, chi è Spartaco? È un gladiatore che combatteva con animali feroci. Dove? All'anfiteatro Campano. Bravissima. E dove si trovava, dove abitava Spartaco? Antica Capua. Bravissima. Com'è fatto l'anfiteatro? L'anfiteatro è fatto con tante pietre. E ha una forma circolare. E ha delle archi che sembrano tante botte. Maria, di cosa vuoi parlare oggi? Dell'anfiteatro Campano. Campano. Dove si trova? A Santa Maria Capua Vetere. Tanti anni fa, che cosa succedeva nell'anfiteatro? Combattevano i gladiatori. Tra cui ce n'era uno importante, il gladiatore Spartaco. Brava. La piazza fuori l'anfiteatro come si chiama? Piazza? Piazza Primo Ottobre. Brava. Tu ci sei mai stata all'anfiteatro? Sì, quando ero piccola all'asilo. Hai fatto la gita? Sì. Ti è piaciuto? Sì. E ci sei? Noi abitiamo vicino o lontano? Lontano, okay. Solo i miei nonni vicino. Quindi quando andiamo a trovare i nonni ci passiamo davanti e lo guardiamo. È vero? Ok. Alessandro, sai chi era Spartaco? Sì, era uno schiavo degli antichi romani. E che faceva? Faceva il gladiatore. Dove? Nell'anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Tu abiti vicino o lontano dall'anfiteatro? Abito lontano perché abito a Capua. Però lo hai mai visto questo anfiteatro? Sì, l'ho visto. Sono andato nei sotterranei e ho visto tutte le celle per i gladiatori e le gabbie per gli animali. Hai visitato anche il museo? Sì, l'ho visitato. Ho visto le statue dei gladiatori, anche un modellino dell'anfiteatro e tutti gli anni e le armi.